Il Burrunjor è un'incredibile creatura della mitologia aborigena, spesso descritta come un'entità potente e temibile. Un presunto dinosauro ancora vivo in Australia, simile a un Tyrannosaurus Rex. Il suo nome deriva da una parola aborigena che significa lucertola del tuono. Secondo i rapporti, Burrunjor sarebbe stato lungo circa 6-7 metri e avrebbe pesato 4 tonnellate. Sarebbe stato bipede con impronte a tre dita, una grande testa con denti affilati, una lunga coda e piccole mani artigliate. Le comunità aborigene e i primi coloni europei raccontano di incontri ravvicinati con questa grande creatura nella natura selvaggia australiana. Tuttavia, gli incontri più famosi con il Burrunjor risalgono all'inizio del XX secolo. L'incontro più famoso avvenne nel 1957, quando un gruppo di allevatori di bestiame del Queensland descrisse di aver visto una grande creatura con impronte di tre dita mangiare il loro bestiame. Un'altra segnalazione è avvenuta nel 1982 nel Nuovo Galles del Sud, su cui ha indagato l'Australian Broadcasting Corporation. Furono trovate impronte a tre dita larghe 60 cm e lunghe 60 cm. Le impronte di Burrunjor sono state colate in gesso e sono ora esposte al Museo Australiano. Diverse organizzazioni che lavorano alla ricerca del Burrunjor continuano a raccogliere prove e a svolgere indagini sugli avvistamenti segnalati. Queste organizzazioni credono che il Burrunjor sia una creatura reale e sono determinate a dimostrarne l'esistenza al mondo. La leggenda del Burrunjor è affascinante perché fonde elementi delle storie tradizionali aborigene con i moderni racconti della criptozoologia, lo studio di animali la cui esistenza è accennata, ma non riconosciuta dal consenso scientifico, spesso basato su testimonianze oculari e leggende popolari. La leggenda di Burrunjor è ancora oggi una delle storie più misteriose e meno comprese del folklore aborigeno.